ora che abbiamo preso posto, perché la cena non è ancora arrivata? Come posso saperlo, Oiku? Oh, che succede? Per favore, stia fermo. La deliziosa padrona di casa vuole presentare la cena di persona. Allora perché non è qui di persona a farlo? Non deve essere impaziente. Madame attende che siate pronti per apprezzare questa cena spiritualmente. Per tal motivo, ella indugia. Me lo dite che cosa vuol dire essere pronti spiritualmente per la cena? Sono fuori di testa completamente! Ebbene sì, adesso siete sicuramente pronti. Oh mio Dio, è arrivato l'uomo nero! L'uomo nero! Ma chi è? Te l'ho detto! Che cos'è? Guarda là! Scappiamo! Vino maniero! Buio davvero! C'era qualcuno! Un uomo nero! Ma è qui il mistero di quel maniero! La porta è chiusa a chiave! Se non hai paura, oltre le mura, c'è una sicura! Forse futura via di salvezza che con ebbrezza potrai raggiungere se sei all'altezza. Ma se all'altezza tu non sarai, da quel maniero non uscirai. E l'uomo nero incontrerai. Non vi avevo detto di non alzarvi da tavola prima di aver terminato la cena? Signora, ma lei è pazza! Cosa vuole da noi? Ritengo che abbiate finalmente compreso che non è uno scherzo. Non potete andarvene prima di aver terminato la cena. Oh. Ha intenzione di farci impazzire con questa cena? Seiva! 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 Dove credete di andare? E adesso tagliamo la carne! Signori, la cena è servita. Sfondala! Non ce la faccio più. Voglio uscire, non ne posso più. Ta-da! È finito? Sam! Papà! Sì, sono tuo padre. Uh-huh.
E l'Oscar va a... Selma! Prima di tutto io voglio ringraziare di cuore le signore e i signori che mi hanno aiutato. Ma bravi, eh? Siete stati bravissimi! Stavamo tutti per morire dalla paura! Chi la fa l'aspetti, Sibel, cara. Ma come vi è venuta in mente una cosa simile? Adesso ve lo racconto. Con tuo padre siamo andati a chiedere scusa a Selma. Lei ci ha fatti entrare per educazione, ma non accettava le nostre scuse. Era molto arrabbiata. Allora ho pensato a uno scherzo. Uno scherzo? Che sicuramente avrebbe aggiustato le cose. Realizzando il nostro piano, lei avrebbe perdonato noi e si sarebbe vendicata con voi per pareggiare i conti. Non è stato difficile trovare la villa. Ho chiesto a un mio amico di prestarcela per 2 giorni. Poi abbiamo scritturato un truccatore del cinema. E gli effetti speciali? Zio Mamet ha riempito la villa di altoparlanti e poi è stato facile il resto. Papà, scusa, come avete fatto con la bomba? Come hai fatto a farla scomparire? È stata la cosa più semplice. Hai visto che stavo scavando una tomba? Ti sei spaventato e sei andato a parlare con Mete, no? Mentre eri con Mete, abbiamo messo sulla tomba un telo coperto di erba. È sparita in 20 secondi. Quando avete guardato di nuovo, la tomba era sparita. E le altre 7 tombe come avete fatto a farle comparire dal nulla? Erano già lì. Le avevamo chiuse con lo stesso metodo, capite? Mentre stavate parlando, abbiamo tolto il telo che le ricopriva tutto qui. Congratulazioni, veramente. Non c'è niente da dire. Ce lo siamo meritato, proprio meritato. Sai, ma amica mia, a questo punto, dopo tutto quello che abbiamo passato, penso proprio che tu possa perdonarci. Vi perdono. A un certo punto mi è anche dispiaciuto per voi. E ho una bella sorpresa, ragazzi. La villa è vostra per il weekend. Potete restare anche fino a domani. Allora, in qualche modo abbiamo pareggiato i conti ormai. No, caro Mete, con te non pareggerò mai i conti. Non basterà una vita.